Ciao ragazzi e ragazze, buongiornissimo caffè, bentornati e bentornate al Barbasso Non ve lo posso far vedere perché mi sono seduta un attimo in macchina per fare questo video Ma sono in Slovenia, in una zona bellissima E ho appena finito di correre come vedete e Allora, il video di oggi perché ovviamente eh, tiene banco la questione calcio scommesse Tiene banco tutto quello che sta uscendo da ambienti e da fonti e notizie più o meno verificati e purtroppo ehm, come avevo già anticipato nell'altro video mi sembra di vedere un po' troppa partigianeria allora io in questo canale parlo dell'inter perché è la squadra che tifo parlo anche di altre squadre non sarebbe la prima volta che sul Barbasso eh, viene qualcuno che sa conosce si occupa di tematiche Aliene all'inter in quanto tale, quindi voglio dire, cerchiamo sempre di avere una visione obiettiva delle cose e non tifoidea. Se volete le cose tifoidee, ci sono tanti altri che le offrono. Tra l'altro, vi ringrazio perché siamo già quasi a 2900. Se stai vedendo questo video e non sei iscritto, iscritta, bottoncino qui sotto. Um, cerchiamo di diffondere una cultura diversa di quello che è il calcio non perché il tifo sia brutto ma perché ci serve anche essere tifosi di un certo tipo per costruire un ecosistema di un certo tipo capisco che possono sembrare discorsi complicati troppo filosofici e quant'altro ma il calcio ai noi siamo anche noi per quanto poco le nostre scelte, le nostre reazioni, le nostre preferenze, eccetera, eccetera. Allora, parlare del, ca del caso scommesse dicendo, ah, Corona toglie l'Inter perché è interista eh, ah beh, ma poverini, se arrivano quelli della vostra squadra che siano intristi, i Juventini Milan siano messi da Napoletani, Fiorentina, Sassuolo, non importa, se qualcuno sa se esistono tifosi del Sassuolo, me lo faccia sapere qui. Um, cioè, e avere una visione distorta perché quel calciatore coinvolto è della tua squadra è sbagliatissimo. Io capisco che parlare di, non lo so, cito un calciatore a caso, che sono sicura non è coinvolto, Darmian. Se succedesse a Darmian, che è il mio pupillo, sarei tristissima, sarei devastata, ehm, mi dispiacerebbe un sacco e probabilmente non riuscirei a farmene una ragione. Però bisogna anche essere abbastanza... Onesti da capire e da accettare, che se ci sono le prove, evidentemente qualcosa c'è, che se evidentemente qualcuno ha fatto il nome, un motivo ci sarà, e che se evidentemente sono stati commessi degli illetici, è illeciti, è giusto che i calciatori paghino, anche solo in sede di diritto sportivo. Non vado oltre a quello perché non è quello che mi compete. Se volete, c'è un interessante intervento di Angelo Cascella su uh, Cominciamo Bene il Gradio Nerazzurra di ieri. Trovati in podcast sul loro sito e su YouTube, penso. Allora è verso la fine. Quindi, quello che io voglio dire stamattina è che dobbiamo cercare di eliminare la considerazione secondo la quale noi proteggiamo quelli della nostra squadra perché poverini. Aspettate, che sta arrivando un trattore, perché poverini sono della nostra squadra. E gli altri sono tutti brutti e cattivi. Io capisco che la narrazione sulla Juve fa ridere perché veramente, come dice Nati, per vincere succedono tutti a loro. È partita anche questa da loro. E Pogba, la positività, e il falso in bilancio, le plusvalenze, eccetera, eccetera. Però ci sono anche altre squadre coinvolte. Allora tutto da ridere finché sono gli altri. Poi piangiamo quando sono i nostri. Allora non è che esista una società più coinvolta delle altre, almeno non è questo il profilo che si disegna al momento. Se dovesse essere questo, ragioneremo su quello. Ma abbiamo visto che sono calciatori, purtroppo quasi tutti italiani, parrebbe, coinvolti in un giro che forse più che una squadra coinvolge, ahimè, il futuro e ahimè noi della nazionale, che faceva già abbastanza schifo prima. Figuriamoci adesso. Quindi, vi dico la verità, poi Angelo parla anche della questione della ludopatia. Io metto un, un punto di domanda perché arrivare a fare addirittura debiti, sinceramente, più che malattia, non saprei come definirla. Però, al di là di quello che ho già detto ieri sulla ludopatia, metto il video qui sotto. Bisogna che consideriamo veramente che è il sistema da riformare. Rischia di essere un sistema da riformare ove dovesse essere provato per l'ennesima volta. Io non so come si risolverà, non so come andranno avanti le cose. Se è sicuro che ehm, guardiamo ciò che accade giorno per giorno, guardiamo ciò che accade così nel, nel breve periodo e eh, stiamo all allerta. però, per favore, almeno noi, almeno noi interisti, per favore. Cerchiamo di avere una visione. Io parlo agli interisti, poi so che mi seguono anche alcuni milanisti, quindi parlo anche a voi. Cerchiamo di avere una visione razionale del fatto che chiunque cerchi di rovinare e intaccare il gioco che ci piace, la competizione che ci piace, se è da condannare, è da condannare. Poi potete perdonare, potete fare tutto, però. Noi non possiamo accettare che qualcosa che nasce come un gioco, come qualcosa che deve risolversi sul campo, in una contesa sul campo, sia taroccato da qualcosa che succede fuori. Almeno io non lo accetto, altrimenti comincio a seguire qualcos'altro che non sia il calcio, perché tutto, tutto è eh, gestito con le scommesse. Stiamo a vedere che cosa accade. Se il video vi è piaciuto... Pollicione in su, commento e magari anche condivisione. Arriviamo presto a 3.000 che facciamo sta live. Da quando ve l'ho chiesta, non vi iscrivete più al canale. Oh. Ci sentiamo presto. Stop whining.